Ecco, riprendiamo la linea dallo studio. Ci siamo un po' allungati con il video perché avevamo la necessità di ristabilire i collegamenti per le prossime trasmissioni. Attendevamo già Nicola Cione che ha accompagnato Mina Welby, ha riaccompagnato Mina Welby a casa, quindi sostituisco io per il momento fino a quando non arriverà già Nicola Cione. Qui Milano con Francesco Poiré, Francesco Gellini, lo chiamiamo subito, vediamo se risponde. Ecco, ricordiamo che anche l'associazione. Gellini, chiamiamo subito. Ecco, Francesco, togli il ritorno della Web TV. Perfetto, Sì, ciao ricordiamo Francesco, che. come stai? Tutto Bene, grazie. Voi? bene, ci mandi il video? Perfetto. È andato via il Ecco, video. ok. Vediamo se torna il video. Ok, adesso ti vediamo perfettamente anche con una luce che dire perfetto è poco. Ecco, favoriamo l'ingresso dell'inquadratura di Francesco Poiré, che è il segretario dell'Associazione Radicale di Milano Enzo Tortora. Francesco, abbiamo fatto prima il collegamento con Napoli e abbiamo parlato anche della mobilitazione straordinaria che ha coinvolto varie associazioni di radicali italiani sparse per l'Italia per l'amnistia e per le carceri. E cosa è successo a Milano? Raccontaci un po'. Sì, esatto, guarda, vi ho seguito un po' questo pomeriggio, appunto anche noi giovedì abbiamo fatto questa manifestazione, la nostra è stata una manifestazione serale, quindi dalle 19 fino a oltre le 22, nei pressi del carcere di San Vittore, in una zona dove da dentro le celle potevano vederci, quindi siamo stati accolti dalla battitura sulle sbarre, gente che salutava, parenti che salutavano. Diciamo che la manifestazione ha visto più o meno una trentina di persone presenti. Purtroppo c'è da segnare questa nota assolutamente negativa della completa assenza di qualsiasi organo di stampa, sia televisivo che Hanno troppe giornalistico. notizie da dare, evidentemente ci sono troppe notizie da dare, quindi una notizia del genere. Tu pretendi troppo, Francesco, veramente Può troppo. essere, guarda, però io ci tenevo a darvi l'elenco di chi comunque o è venuto direttamente alla manifestazione o comunque ha partecipato con un messaggio, perché veramente abbiamo avuto delle adesioni quasi inaspettate. Dacci questo elenco, allora. Allora, ha aderito la Camera Penale di Milano, Caspita. ha aderito Enrico Marcora, che è un consigliere regionale dell'UDC. Enrico Borg, che è un consigliere provinciale del PD, che ha fatto anche una settimana di sciopero della fame con Marco Pannella, Massimo Gatti, che è un altro consigliere provinciale della lista civica, un'altra provincia. Abbiamo avuto l'adesione di tre assessori del Comune di Milano: Cristina Tajani, che è assessore alle politiche per il lavoro, sviluppo economico, università e ricerca. Abbiamo avuto anche quello ce lo aspettavamo un po', infatti è stata una delle prime che abbiamo invitato, l'adesione della ex direttrice del carcere di Bollate, Lucia Castellano, attuale assessore alla casa, al demanio e ai lavori pubblici, e poi anche l'assessore Tabacci dell'UDC, assessore al bilancio, patrimonio e tributi del Comune di Milano. Poi abbiamo avuto tre consiglieri comunali: Mirko Mazzali, Patrizia Quartieri di SEL e Matteo Forte del PDL, e poi anche l'adesione dell'associazione MILEFT e di Luca Vaccarossa, che è il presidente della sezione AMPI della zona 1, quindi Milano Centro. Quindi, Beh, veramente un parterre de rois, diciamo. esatto. Nonostante i vostri comunicati, che sicuramente avrete fatto, né nemmeno una telecamera, nemmeno un giornale, nulla. No, guarda, nemmeno un fotografo, perché di solito qui a Milano mandano le agenzie che fanno fotografie e poi almeno le dispacciano come brevi con la foto. Niente di tutto questo, le foto le potete trovare su Facebook, sul gruppo Radicale a Milano. C'erano anche una
quindicina di mogli e figli di detenuti, quindi sicuramente è stata una bella manifestazione, ben riuscita, con alcuni appunto degli ospiti illustri che vi ho elencato prima. Peccato davvero per la stampa, perché secondo me ha perso veramente una grossa occasione. Magari la prossima volta il servizio possiamo farglielo noi, se andate con una telecamera quando fate una manifestazione, fate TV radicale, facciamo noi il servizio, glielo spediamo e magari ce lo pubblicano, che ne dici? Potrebbe funzionare così. Volentieri, volentieri. Tanto guarda, penso che al massimo nelle prossime 2 settimane rifaremo una manifestazione di questo tipo, quindi ci stiamo Perfetto. già organizzando, anche perché l'assessore Castellano ci tiene particolarmente a questo argomento. Gli è molto spiaciuto di non essere potuta venire, perché comunque aveva già un precedente impegno. Però appunto ci ha detto che per la prossima volta assolutamente lei sarà lì con noi. Perfetto, mentre tu parlavi, intanto Gianni Guadaccione si sbracciava nella chat e mi diceva: eccomi, quindi lo aggiungiamo, così in modo che io possa prendermi una mezz'oretta di pausa, anche se è sempre gradevole conversare con te, Francesco, ma non mancherà l'occasione. Io, mentre che si collega Gianni Guadaccione, ti voglio solamente chiedere se è confermato l'appuntamento per domani sera. Sì, assolutamente. Anche domani sera l'appuntamento è confermato. E quindi adesso che Gianni dovrebbe essere in collegamento, Sì, ci sono. ecco, perfetto, questo diventa proprio ti cedo il testimone, Gianni, perché la Grazie, domanda scusate il l'ultima. No, ritardo, ma. non ti preoccupare, Gianni, già sappiamo che oggi anche per te è stata una giornata, diciamo, gravosa per TV Radicale, perché hai intervistato prima Mina Guerbi, hai fatto la trasmissione di 2 ore, poi hai anche riaccompagnato Mina a casa, quindi una giornata intensa, diciamo. Essere l'unico corrispondente da Roma è È pesante. pesante. Stavo dicendo, Gianni, ti lascio con l'ultima domanda che Sì. ho posto a Francesco, che era proprio questa: se ci può spiegare quelli che sono i dettagli dell'appuntamento di domani sera che tvradicale.it trasmetterà in diretta. Ti cedo il testimone, a voi la parola. Sì. Ciao Roberto. Ciao Ciao. Francesco, intanto. Ciao. Allora, vai con questa domanda che ti ha Allora, fatto. domani appunto avremo questa serata sulle primavere arabe, a cui per il momento abbiamo 2 sole adesioni, ma 2 adesioni sicuramente di peso. Sono Cristiana Fiammingo, che è una docente dell'Università di Milano e insegna storia e istituzioni dell'Africa, e poi Shadi Amadi, che è uno scrittore italo-siriano, appunto per ricollegarci alla trasmissione appena finita di Dimitri Buffa. La nostra serata appunto cercherà di vedere quali sono le cause, le difficoltà, le speranze dopo queste primavere arabe, quello che sta succedendo. Dimitri già ci ha dato un accenno di quello che sta succedendo in alcuni di questi stati. Noi abbiamo invitato anche degli esponenti della comunità marocchina e tunisina, però queste persone in questo momento sono nei loro paesi d'origine, perché appunto stanno cercando di aiutare a una ricostruzione democratica del loro paese. Quindi per il momento avremo solo questi 2 ospiti. Abbiamo anche invitato Amir, che era uno dei ragazzi iraniani che ha capeggiato lo scorso anno le proteste e le manifestazioni che si sono svolte a Milano sotto il consolato iraniano, e per appunto far conoscere alla cittadinanza anche italiana e milanese quello che era il problema delle elezioni in Iran. Stiamo aspettando una risposta. È vero che l'Iran non c'entra molto con queste rivoluzioni arabe. Però, appunto, come ci ha detto Dimitri pochi minuti fa, in Iran stanno succedendo delle cose molto forti, comunque sia il dissenso verso il regime non si ferma, e quindi anche il cercare di tappare le bocche a queste persone continua. Quindi vorremmo fare con lui anche un punto, visto che in questo periodo si è parlato molto di Africa e Medio Oriente, ma ormai sembra che ci si sia dimenticati di quella che è la condizione in Iran. Quindi
vorremmo riportare anche lì un lumicino per cercare appunto di dare voce a quello che è il movimento iraniano per la liberazione. Ho capito. Dimmi se mi senti bene tu. Sì, ti sento. Perfetto. Senti, io niente, volevo un pochino ovviamente con te parlare della situazione ovviamente milanese, ripromettendoci anche, penso che insomma sia nelle cose un giorno di poter avere anche Cappato, che come sappiamo è consigliere comunale. E volevo appunto avere da te un piccolo brevissimo resoconto della manifestazione che c'è stata a San Vittore, appunto per quanto riguarda le carceri, della situazione appunto di San Vittore e di quali adesioni sono state, diciamo, registrate a questa iniziativa. Guarda, ti dico, di questo ne abbiamo appena parlato con Ah, Roberto. allora chiedo scusa, allora scusa. Sì. Sentiamo, Chiedo scusa. Allora, sentiamo. no, passo direttamente a un'altra cosa, non sapevo. No, guarda, Bene, allora no, ti chiedo un'altra cosa e voglio chiederti già l'altra volta, ma non abbiamo avuto tempo. Se non sbaglio, per quanto riguarda i collaboratori appunto di Pisapia, tra i collaboratori lui si è scelto anche Tabacci, se non sbaglio. Ecco, perfetto. Ecco, questa cosa qui ha suscitato qualche clamore, perché, insomma, clamore, tra virgolette, qualche discussione, perché Tabacci proviene appunto da ambiente cattolico, eccetera. Avete avuto, essendo lì in loco, qualche prima possibilità di valutazione, tra virgolette, ma insomma un sentore di come si sta muovendo, di come pensa di muoversi. Mi sembra, se non sbaglio, per quanto riguarda la materia economica, lui è assessore. Esatto, è assessore al bilancio, ma ti dico, per quello che è stato il nostro primo approccio, è venuto proprio questa settimana con l'invito alla manifestazione e lui ci ha detto che purtroppo non poteva esserci, ma che era vicino a noi e quindi di dare anche un messaggio di speranza a nome suo. Quindi voglio dire, è stato uno dei tre assessori che hanno aderito alla manifestazione. Quindi ti dico, per quello che ci riguarda, il primo approccio con Tabace è stato assolutamente positivo. E ti dirò di più, il mal di pancia dei cittadini milanesi sulla nomina di Tabacci non sono stati poi tanto sul fatto che sia cattolico, ma quanto sul fatto che lui sia parlamentare, abbia deciso di non dimettersi da parlamentare e quindi di tenere comunque due incarichi, cosa che la legge gli consente, ma che comunque, avuto un assessorato così importante come il bilancio e i tributi per un comune come quello di Milano, che sicuramente è una cosa che occupa più di 2 giorni alla settimana di tempo, si pensava che comunque per coerenza, per coscienza, lui lasciasse la poltrona da parlamentare, cosa che non è avvenuta. Ecco, quindi più che l'aspetto della provenienza politica e delle convinzioni personali, la cosa che ha pesato di più è stato questo rifiuto di abbandonare il doppio incarico. Insomma, una cosa che magari potremo vedere se Tabacci riterrà opportuno sanare in futuro. Noi lo speriamo vivamente, anche perché insomma ormai diventa sempre più, data la situazione generale, questi doppi incarichi sempre un po' meno presentabili anche politicamente, quindi anche l'elettorato tende a farli pesare anche nelle decisioni un po' più che nel passato. Staremo a vedere insomma come Tabacci riterrà. Generalmente io personalmente, ma non solo io, insomma su Tabacci ho sempre avuto una di Tabacci ho sempre avuto una certa stima, l'ho sempre considerato persona autorevole e poco incline a certi riflessi partitocratici, lottizzatori, partitocratici, accaparratori, insomma, però poi staremo un pochino a vedere. E piuttosto ti volevo appunto da te chiedere un altro un report sulla situazione. So che Pisapia ha ritenuto opportuno revocare alcune cariche, alcuni, se non sbaglio, consigli d'amministrazione per quanto riguarda le società della Milano Ristorazione, l'AMAT. Hai qualche notizia di questo, qualche motivazione, qualche candidato a prendere il posto di queste
di queste municipalizzate vere e proprie, credo che siano, su cui il sindaco ha diretta competenza. Sì, no, guarda, appunto, sì, lui ha voluto comunque dare questo segnale di discontinuità revocando e tornando indietro su parecchie questioni che erano state prese, decisioni che erano state prese dalla giunta precedente. Forse ne avevamo parlato anche la settimana scorsa, la revoca e quindi il ritorno in aula del piano del governo del territorio sicuramente sì, è stata una di queste. Sulle nomine delle municipalizzate, noi, guarda, giusto venerdì abbiamo fatto un incontro a Palazzo Marino organizzato da Marco e dai consiglieri di zona, quindi era un incontro su quella che doveva essere, poteva essere e può essere la politica radicale all'interno delle istituzioni milanesi, quindi diciamo che gran parte dei candidati, dei simpatizzanti radicali si sono ritrovati ieri in questa bellissima sala comunale per discutere appunto come cambiare radicalmente la nostra città. Quindi Milano Ristorazione è stata una delle prime cose di cui si è parlato, nel senso che noi lo dicevamo anche in campagna elettorale, ci sono assolutamente delle partecipate o delle municipalizzate che sono assolutamente inutili, tipo Milano Ristorazione, perché non si veda perché un ente pubblico dovrebbe essere meglio di un privato e soprattutto di una libera concorrenza, quindi con una vittoria di un concorso pubblico nella gestione delle mense delle scuole dei bambini di Milano, quindi sicuramente, e per di più anche in perdita. Che peraltro, ecco, infatti ci sono state anche delle elementari per quanto riguarda il servizio, ho letto su questa, per quanto riguarda le mense scolastiche. Sì, a parte esserci dei problemi per quanto riguarda il servizio, cioè una società che rifornisce cibo delle scuole con comunque dei buoni pagati da parte di tutti i genitori, solo essendo pubblica può essere in perdita, perché un privato sicuramente avrebbe fatto e farebbe fruttare, secondo me, molto meglio i soldi che gli arrivano dagli introiti dei buoni mensili delle mense scolastiche. Quindi sicuramente per noi il problema non è la revoca di chi la dirige, ma è l'apertura di gare pubbliche per l'assegnazione al miglior offerente contro il miglior servizio per far mangiare meglio i bambini delle scuole di Milano. Diciamo, come sempre, un sistema di concorrenza è premiante anche nei confronti appunto dell'utente del consumatore, dell'utente, anche quando si tratta appunto di un servizio erogato, un servizio previsto appunto dal pubblico che può essere gestito dal privato, insomma. Esatto. Ho capito. Senti, un'altra cosa che ti volevo chiedere, un altro segno probabilmente non direttamente collegato, infatti è questo che volevo appunto chiederti, ma senz'altro di rottura rispetto alla situazione pre-Pisapia, è che praticamente un altro cambio di vertici si è avuto in consiglio della Fondazione Monte Tabor, appunto quello che gestisce un po' il San Raffaele. Praticamente c'è stata la chiusura dell'era di Don Berzè, che appunto ha dato, diciamo, si è dimesso dando le deleghe a Profiti, che è presidente del Bambin Gesù di Roma. Pensi che, diciamo, ci possa essere un collegamento magari trasversale in questo senso, oppure è un superamento che era un pochino nelle cose già da tempo, secondo te? No, secondo me questo è dovuto più a quello che era il problema economico e finanziario dell'istituto. Quindi sicuramente c'è con l'ingresso dello IOR e per il salvataggio di questa multinazionale che poi è San Raffaele, sicuramente hanno voluto rimaneggiare un attimo quelli che erano le zone alte delle prese di decisioni, per mettere delle persone sicuramente a loro più vicine. Quindi la cosa strana è che
voglio dire, se uno, per chi vive a Milano, trovare dei punti San Raffaele, dei centri San Raffaele sparsi e disseminati in tutta la città, è una cosa ovvia. Quindi ci si chiede come faccia, un ospedale ad aprire, punti servizi disseminati in tutta la città e poi rischiare il crack finanziario. Questo è una cosa che sinceramente mi sono chiesto. Anche l'investimento, per esempio, in Puglia. È vero che si dice che molti dei soldi per la costruzione del San Raffaele, in Puglia verranno dati dalla Regione Puglia, però come si fa ad affidare un contratto e la costruzione di un ospedale ad una società che non è economicamente stabile, anzi, stava rischiando il fallimento? Questa è una cosa che forse andrebbe vista un po' più sotto la lente di ingrandimento per vedere se effettivamente, si è svolto tutto nel modo più regolare possibile, perché, di ospedale a Milano ce ne sono parecchi. Non mi sembra che, anche gli ospedali pubblici abbiano questi bilanci così in rosso. Quindi, sicuramente questo forse dovrebbe far pensare un po' di più a come vengono assegnati, degli spazi, perché sicuramente, gli spazi in centro città o sono stati acquistati dalla Fondazione San Raffaele oppure sono stati dati in concessione. Quindi sicuramente questi spazi in qualche modo sono stati presi. E come si fa a dare degli spazi ad un ospedale che rischia da un momento all'altro fallimento? Quindi, più che appunto la dirigenza e chi sta ai vertici, che secondo me è stato messo lì solamente da chi ha deciso di salvare, l'ospedale San Raffaele, mi farei questo tipo di domande. Praticamente volevo poi tanto anche ricordare a chi ci segue che nel consiglio di amministrazione appunto di cui stiamo parlando, della Fondazione Monte Tabor, siedono appunto il giurista Maria Flick, Giovanni Maria Flick, ovviamente il presidente dello IOR, Tregotti Tedeschi, l'imprenditore Malacalza e anche, che appunto che, tra altre cose è anche, sta anche alla Bocconi. E Maurizio Pini, cioè il professore Maurizio Pini che sta alla Bocconi, quindi diciamo una tra virgolette fauna abbastanza variegata, che comunque insomma probabilmente poi vedremo che fine, che, diciamo che chi verrà appunto al posto di Don Verzé e che direzione prenderà un pochino questa vicenda che ci stava illustrando di assegnazioni di concessioni. Almeno da un punto di vista di utenti un po' allarmanti, insomma, ecco. Esatto, Senti, no, invece io per tornare a Pisapia sicuramente un cambiamento che è stato fatto è quello del nuovo arcivescovo della città, nel senso ecco, parlacene. designare quello che è stato praticamente nominato ormai successore a Benedetto Quiniscola. È sicuramente una mossa importante da parte del Vaticano, da parte della Chiesa, per cercare forse di creare un attimo un po' di frizioni che sicuramente ci furono anche nella precedente legislatura comunale con la Moratti. Non dimentichiamo che su molte cose la giunta Moratti si trovò a litigare con l'arcivescovo di Milano a partire dall'accoglienza dei profughi che arrivavano a Lampedusa nei mesi di questa primavera con la Lega che assolutamente diceva a Milano mai, con l'atteggiamento leghista e della giunta precedente sui Rom. Quindi sicuramente un po' di frizioni c'erano anche con lo scorso arcivescovo. Sicuramente questo cambio ai vertici della curia milanese, seguito subito dopo al cambio della guida di Palazzo Marino, qualche cosa fa pensare. Sicuramente ci saranno nuove frizioni, è possibile pensare, tra, il sindaco Pisapia e il nuovo arcivescovo.
in quanto uno, almeno sulla carta, deve ancora dimostrarlo, molto laico e molto aperto a tutte le questioni di libertà civili, mentre l'altro molto conservatore e quindi molto chiuso su questi punti di vista. Quindi sicuramente anche questo cambio ai vertici della curia potrà creare sicuramente qualche motivo di frizione con Palazzo Marino. Staremo a vedere anche questo in futuro e poi ci potrei fare resoconti puntuali. Senti, e un'altra cosa di cui volevo appunto avere da te un report, diciamo, e questa manifestazione che, di cui avete parlato appunto a San Vittore per le carceri, ok, ha avuto delle adesioni, io mi pare di aver letto anche abbastanza importanti. Tra cui anche la Camera Penale di Milano, che insomma è una delle camere penali più importanti d'Italia. Esatto, erano presenti, guarda, 4-5 avvocati della Camera Penale di Milano, però già solo il fatto che comunque abbiano voluto spendersi con il loro nome, dando la loro adesione, è sicuramente un fatto molto importante. Quindi abbiamo visto che già a livello nazionale comunque hanno aderito allo sciopero della fame, alla battaglia di Pannella, però il fatto che si siano schierati anche a livello locale, secondo me, è molto importante. Ma guarda, ma come dicevo prima a Roberto, abbiamo avuto veramente delle adesioni eccellenti e inaspettate, nel senso che hanno aderito tre consiglieri comunali, due consiglieri provinciali, un assessore, un consigliere regionale, tre assessori del Comune di Milano, il presidente della sezione ANPI di zona 1, quindi Milano Centro, quindi sicuramente i nomi che abbiamo diffuso nei comunicati stampa avrebbero dovuto attirare un minimo l'attenzione della stampa milanese, che però purtroppo, come ho detto prima, è stata definitivamente completamente assente. Ah, quindi la stampa, insomma, praticamente ha un pochino ignorato la vicenda. È Snobbato, guarda. drammatico anche perché abbiamo, tra altre cose, proprio quando ecco, sì, Pannella recentemente, l'altro ieri, se non sbaglio, ieri, è stato a Linea Notte su Rai 3, Venerdì notte. sì, con da Mannoni, se non sbaglio, si chiami Sì, così. esatto. Ci stava in collegamento Peter Gomez, che è il direttore di Fatto Quotidiano, che proprio su questa cosa, sull'assenza della stampa, questa vicenda, in qualche modo l'ho sentito fare anche una certa autocritica, insomma, ha detto che praticamente non è possibile ignorare ancora questo argomento che è foriero, tra le altre cose, di una sofferenza immane e di vittime vere e proprie. Ogni settimana ci abbiamo dei suicidi, è una cosa assolutamente non da paese civile, insomma, è una stampa non civile, non da paese civile, anch'essa che si è fossilizzata su beghe di palazzo, ormai assolutamente fine a se stesse. Senti, ma non so se poi avete approfondito anche sul fatto su San Vittore, con l'associazione Enzo Tortora, voi avete fatto anche delle visite in carcere, avete fatto qualche cosa del genere? Allora, noi purtroppo i quattro consiglieri regionali che abbiamo contattato, oltre a mandare a tutto l'indirizzario dei consiglieri regionali l'invito ad aderire e a venire alla manifestazione, avevamo chiesto a loro anche la disponibilità per fare delle visite precedenti alla manifestazione, in modo che poi si usciva e si faceva direttamente all'inizio della manifestazione la conferenza stampa su quella che era stata la visita. Purtroppo i consiglieri regionali che abbiamo contattato nei passati mesi, l'anno scorso, si sono detti disponibili per fare delle visite, con cui abbiamo già fatto delle visite nelle carceri milanesi. Non erano a Milano, quindi purtroppo questa opportunità è saltata. Contiamo però o per il Ferragosto in carcere o, per come ho detto prima Roberto, l'idea è quella di rilanciare
rifare una nuova manifestazione davanti a San Vittore, speriamo comunque di riuscire ad averli e poter entrare, anche perché su San Vittore è stata presentata una diffida durante la visita di maggio di Marco Cappato con Rita e Perduca, quindi bisogna verificare, sarà più che altro accertare che le condizioni non sono minimamente cambiate. Diamo un po' di speranza, quindi diciamo che bisogna verificare che appunto queste situazioni denunciate siano ancora presenti e nel caso presentare una denuncia formale. Sì, io credo che Cappato anche in qualità di consigliere comunale possa accedere a San Vittore, diciamo come diciamo sei di diritto, insomma, senza particolari formalità. No, non può. No. Solo i consiglieri regionali e parlamentari, parlamentari europei e parlamentari italiani. No, okay. Il grado, diciamo, più basso a cui si dà accesso sono i consiglieri regionali. Allora, abbiamo poi avuto modo di parlare con i due consiglieri provinciali, in quanto a Milano e nella provincia di Milano da novembre scorso non esiste più la figura del garante, in quanto si è messo perché gli sono stati tagliati i fondi. Ci dicevano che l'idea era quella che stava perseguendo la provincia, era quella di ricostituire la figura del difensore civico, dandogli anche i poteri di garante delle persone private della libertà. Su questa cosa sinceramente sono un po' scettico, nel senso che già l'ex garante riusciva difficilmente a gestire i tre istituti penitenziari della provincia più il minorile, più eventualmente, anche se non gli è mai stato dato accesso, avrebbe diritto ad accedere anche al CIE di Via Corelli, quindi già la trovo una condizione abbastanza difficile per una persona sola con eventualmente un assistente riuscire a gestire cinque istituti che poi ricordiamo sono anche abbastanza grandi, stiamo parlando di San Vittore con 1600 persone, Opera con altrettante, sì, Bollate ne ha molti meno e sicuramente dà anche meno problemi, però voglio dire sicuramente delle visite anche lì vanno fatte, poi c'è il minorile Beccaria e poi c'è il CIE che sia sono altre 100 persone, quindi una persona sola, se gli dai da fare quello più altro che è il compito del difensore civico, sicuramente potrebbe avere dei grossi problemi a livello di tempo e di qualità del lavoro svolto. Certamente, certamente. Bene ragazzi, scusate se vi interrompo, sono appena tornato, anche questa volta mi sono perso di qui Milano in diretta, però me lo rivedo sempre, anche perché molti servizi che poi pubblichiamo su YouTube. Ecco, sarà stata sicuramente una trasmissione interessante. Gianni, se hai qualcosa da aggiungere, perché poi abbiamo la trasmissione successiva che è con Gilla, Virginia Fiume, diciamo compagna, possiamo dirlo, non lo so. Vedremo, lo scopriremo. Dimmi soltanto se ricomparirò io dopo oppure no. No, ci sei anche te adesso, non mi abbandonare. Ci sei anche te con Gilla. Allora io ringrazio Francesco Poirè perché è stato molto interessante ascoltarlo, coinciso e sintetico. Gli ho detto se potremo avere quanto prima anche Marco Cappato qui a TV Radicale. Potremo organizzare. Glielo chiederemo, ma non credo ci siano problemi. Perfetto. Vabbè. Allora Francesco, grazie, l'appuntamento allora, saluto a tutti voi e un bacione a Gilla e in bocca al lupo per la trasmissione. Perfetto, Francesco, grazie. L'appuntamento ricordiamo domani sera a che ora? Domani sera alle 20:30. Alle 20:30 su tvradicale.it, il titolo dell'incontro? Il titolo dell'incontro è Le primavere arabe. Aspetta. Comunque sia. Ti ho colto impreparato. sì. Cause, difficoltà e speranze. Cause, difficoltà e speranze. Le primavere arabe. Un occhio al passato, uno sguardo sul presente e le speranze per il futuro. Perfetto. La Gilla ti saluta in chat. Salutiamo anche noi Francesco Poirè, segretario dell'Associazione Radicale di Milano Enzo Tortora. E aggiungiamo. Oppure vuoi restare in linea per salutare Virginia?
Guarda, la sto salutando sulla chat anch'io e poi tanto la vedrò a breve, quindi. La vedrai a breve. Va bene, Francesco. Ti salutiamo allora al prossimo appuntamento con Qui Milano, che è già subito domani Ciao sera. ancora. Ciao, ciao Sì, Francesco, ciao. grazie. Aggiungiamo Virginia Fiume a questa conversazione. Vediamo se Virginia è in linea. Virginia si trova in Palestina. Comincia qui in Palestina, per l'appunto. Salutiamo di nuovo Francesco Porè, chiudiamo.